Siamo già pronti per il videocollegamento col collaboratore Gioffre? Perfetto, allora possiamo... Sì, quindi dal sito riservato... Perfetto. Va bene, come sa, il test ha l'obbligo di dire la verità, dovrebbe leggere la formula con cui si impegna a dire la verità davanti al tribunale. L'ha con sé, dal sito avete modo di fargliela leggere? Mi sentite? Perfetto. Lei è già stato identificato, quindi non occorre che ripeta le sue generalità. Il suo esame è stato richiesto dalla difesa dell'imputato Masi. Prego, avvocato, può cominciare. Grazie, giudice. Buongiorno. Buongiorno, signor Gioffre. Senta, lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Mi sente? Signor Gioffre? Abbiamo la possibilità di farlo avvicinare agli altoparlanti, non so come siete organizzati nel sito. Va bene, avvocato, allora provi a parlare a voce più alta. Mi sento così, e lentamente. Metto il microfono più vicino possibile. Sì. Allora, signor Gioffre, mi sente così? Senta, lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì. A partire da quando? Sì. Senta, nell'ambito di quale territorio lei operava come appartenente a Cosa Nostra? Sì. Lei che ruolo aveva all'interno di Cosa Nostra? Che ruolo aveva? Che ruolo aveva? Ah, all'inizio degli anni Ottanta ero uno soldato semplice. Ah. Poi diciamo che nell'86 circa prenderò il posto come reggente del capo comandamento di Tito Francesco. Diciamo che parteciperò successivamente alla riunione della commissione provinciale di Cosa Nostra, che incontrerò lì, la Provenzana, eccetera, eccetera. E quindi diciamo da soldato è passato a quale incarico? Di Caccamo, sì. Senta, chi ha sollecitato questo suo nuovo incarico?
Questo era un altro momento che era stato accorpato all'abbandonamento dei barconi, l'abbandonamento storico del Cino del Sud, che era stato ucciso e l'abbandonamento era stato fatto un Senta, di che territori facevano parte del mandamento di Caccamo? Del territorio proprio? Termine Rese, Tranvia, Ventimiglia di Sicilia, Cerda, Monte Maggiore, Alimenusa, Monte Maggiore. Sì. E ci fermiamo qua come mandamento storico di Caccamo. Senta, prima. Sinceramente, diciamo, l'altro mandamento comprendeva certo luogo di Sicilia, Lercara, Vigare, Valle d'Olmo, Caltavuturro, penso di non averne dimenticato. Dimenticati, sì. Senta, chi ha sollecitato il suo incarico come capo mandamento del territorio di Caccamo? Io facevo all'inizio degli anni 80, avevo 80, 81, 82, accompagnavo enti Francesco nelle riunioni. Sì. Quindi diciamo che ero la persona, l'accompagnatore, la lista dell'intero Francesco per un mese, per un periodo, poi anche del cognato Zio Diego per un anno e mezzo, 2 anni, e accompagnando l'intero. Sono venuto a conoscenza di Gesù Salvatore, di Bernardo Provenzano, diciamo dei personaggi più importanti di Cosa Nostra. Sì. Senta, lei quando ha conosciuto sì. Bernardo Provenzano? Non l'ho sentito. Quando ha conosciuto Bernardo Provenzano? Che uno scherzo. Quando ho conosciuto? Sì. Io Provenzano l'ho conosciuto, è stato forse il personaggio più importante che ho conosciuto subito dopo che sono entrato in Cosa Nostra. Come ho detto in precedenza, quando facendo l'accompagnatore dell'Inghilterra. Sì. All'81. Sì. E, diciamo, in modo particolare in quel periodo frequentavo la Provenzano Bagheria, quindi in quei luoghi. Sì, lei poi è stato tratto in arresto? Io sono stato arrestato nel 92. Sì, e poi quando invece è uscito dal carcere? Sono uscito tra la fine del 92 e l'inizio del 93. Sì. Diciamo che riprenderò i contatti con il Provenzano. Sì, lei poi fu latitante? Io sarò latitante nel 93, nel 94. Sì. Dal 94 fino al 2002 diciamo che sarò latitante. Perfetto. Lei poi viene arrestato definitivamente quando? Nell'aprile del 92, mi sembra. 92? 2002, sì. Rispetto al suo arresto, quando ha iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria? Dopo un paio di mesi, 2 o 3 mesi, signor Presidente. Sì. Giugno, mi sembra. Sì.
Senta, quando lei e Provenzano eravate entrambi latitanti, eravate soliti incontrarvi? Ci incontravamo e ne eravamo in contatto con le famose pensiere. Sì. Potrebbe riferire al tribunale i luoghi di latitanza del Provenzano in quegli anni? Ci proviamo. Come ho detto all'inizio, all'inizio degli anni Ottanta, quando io ho cominciato a frequentarlo, diciamo che in linea di massima il Provenzano risiedeva su Pavia. Sì. O almeno, diciamo che gli appuntamenti li faceva con noi e in quel periodo all'inizio con noi in tiro su Pagheria. E in modo particolare un punto di riferimento ben preciso era Leonardo Greco e Nino Gaetano nel deposito del ferro all'entrata nella strada di Pagheria. Diciamo che in linea di massima l'appuntamento che faceva era quello. Poi successivamente diciamo che questi appuntamenti faceva in luoghi diversi dal deposito, ma per diversi 2, 3 anni, 4 anni diciamo che sono state fatte nel deposito del ferro di Maria. Sì, questo all'inizio, quando entrambi, mi scusi signor Giuffre, quando entrambi eravate latitanti, il Provenzano dove si trovava? Quando entrambi eravamo latitanti, in linea di massima possiamo dire qualche volta su Pagheria, qualche appuntamento, qualche altro appuntamento Senta, intorno al 95 a Provenzano dove si trovava? 95. 95. Di massima si trova nel territorio di Capofrice, diciamo che si era messo nelle mani di Spera. Sì. Quindi Campo Felice intendendo anche Mezzoiuso come zona, giusto e corretto? Provenzano che lo stesso incontrava Ilardo nel 95 a Mezzoiuso. Saltato. Sì, se ricorda se Provenzano le riferì di aver incontrato Ilardo nel 95 a Mezzoiuso. No, ricordo ben preciso degli incontri che facevano.
facevo con Ivanto. Solo però ricordo perfettamente che successivamente è scattato un allarme nel Provenzano e vi era qualcuno che lo voleva far arrestare. E di questo diciamo che è stato, era Ivanto, e che mi aveva dato il carico di cercare una situazione per poterlo, diciamolo bello chiaramente, poterlo uccidere. Mi aveva detto di fare il biglietto del ritorno senza quello d'andata. Sì, scusi un secondo, scusi un attimo, torniamo un secondo indietro. Che cosa le disse Provenzano in merito appunto a questa notizia che seppe? Di che notizia si trattava? Personalmente c'era una persona che lo voleva far arrestare. Questa persona era un parente di Madonia Rapito, un punto del riferimento, diciamo, che avevano su Catania, e che diciamo dovevano tapparle la bocca. Ma Provenzano? Provenzano le parlò di fughe di notizie, e se sì, a chi? Provenzano le ha parlato di? Fughe di notizie su una sua possibile cattura. La notizia, da quello che ho potuto capire, ce ne va, come ho detto in altre circostanze, da trattarsi. Sì, ed erano, diciamo, che riguardavano chi queste fughe di notizie? Cioè, chi è che... Lei, quando dice fuga di notizie, cosa intende di preciso? Cioè, ce lo può spiegare meglio? Sono notizie che ho avuto direttamente fatte al Provenzano. Poi successivamente nel discorso mi ha detto che... Ma date a chi queste notizie? Date a chi? A me... che ho avuto sono sempre, come le ho detto, da parte del Provenzano, e io dovevo usare semplicemente tre persone, che era in realtà il gioco comunque di Vigane, altro non so. Poi successivamente il discorso mi ha detto che era stato rimediato. Allora, giudice, io procedo un attimo a una contestazione, più che altro a una sollecitazione della memoria, perché ho cercato di... si tratta del verbale di udienza del procedimento penale numero 1/13 RG, il cosiddetto processo trattativa, pagina 112. Signor Giuffra, mi sente? Allora, lei... dice, in altro procedimento, per fuga di notizie intendo che ci sia stato qualcuno che ha fatto una spiata, che ha detto alle forze dell'ordine, ai carabinieri, per essere ulteriormente precisi, che il Provenzano si trovava in quelle zone. Conferma questa dichiarazione? Io ho dichiarato che il discorso... La mia è una domanda, perché io non riesco a sentire, signor Presidente. Allora, l'avvocato, signor Giuffrè, le ha letto quello che lei ha dichiarato in un altro procedimento. In quel procedimento aveva fatto riferimento a una spiata. Ai carabinieri. Ai carabinieri. Oggi ci sta dicendo una cosa diversa. Che cosa ha da dire al riguardo? Ce lo può spiegare? E io ricordo di aver detto che non precedente.
procedimento ancora non lo so, e il discorso era uscito dal tribunale di Caltanissetta. Ora poi, se il discorso probabilmente c'è stata una stufferata da parte dei carabinieri, ma non lo ricordo così, è molto sì, male. Ma lei al di là di quello che aveva detto, non si deve ricordare quello che aveva detto, ci deve dire qual è la verità, c'era stata questa fuga di notizie. E certo, per Provenzano sapere che lo volevo uccidere, che già era un confidente dei carabinieri, c'è stata una fuga di notizie, signor Presidente. Su questo non ho assolutamente dubbio. Senta, a seguito di questa fuga di notizie, Provenzano cambiò zona? No, dottoressa. Signor Presidente, cioè, per un periodo di tempo c'è stato, come le ho detto un pochino prima, è scattato l'allarme, nel senso di stare attenti, perché c'era qualche cosa che non andava. Quindi gli spostamenti che noi ci potevamo fare per andare a fare rincorrere con il Provenzano, diciamo che avvenivano non si faceva una strada normale, delle strade diciamo interne e spesso volentieri anche nella battuta. Io ricordo delle volte che per delle strade si arrivava in un punto, poi si doveva passare un ruscello, un fiume, non so, ci facevamo trovare il stivale e ci mettevamo, passavamo nel fiume, c'erano le 5 conto e ci portava nel luogo dove era Provenzano. Senta, dopo l'arresto di Benedetto Spera, il Provenzano cambiò luogo di latitanza? Il Provenzano per un periodo di tempo ha continuato a frequentare, facendo degli accorgimenti particolari, sempre nello stesso posto per un periodo di tempo. Sì. Cambiavamo noi le macchine, eccetera, eccetera. Poi successivamente c'è stato un periodo di tempo che frequentava sempre nello stesso territorio di Mezzoluso, questo è poco ma è sicuro, però è case diverse, su quello vive dove si andava all'inizio. Non si è andato più, si è andato in una casa limitrofa a quella barbera dove ci aveva vive, c'era uno, diciamo, ha detto un limitrofa accanto a questa azienda di una vendetta di un parente, sia del genere di quella barbera. Sì. Questo diciamo che è stato uno dei posti più assidui che io ho frequentato per andare ad incontrare il Provenzano. Sì, io però le ho fatto, mi scusi signor Giuffre, le ho fatto un'altra domanda. Lei ricorda quando è stato arrestato Benedetto Spera, il periodo? È stato arrestato.
2001, mi sembra circa. Sì, 30 gennaio 2001. Lei ricorda se Provenzano cambiò luogo di latitanza dopo l'arresto di Benedetto Spera, visto che prima ha detto che Benedetto Spera l'aveva aiutato nella sua latitanza? Sì, in quel periodo sì. Diciamo che poi mi hanno raccontato il fatto direttamente lui, perché quando hanno arrestato a Benedetto Spera, che era nello vivo della Provera, lui in quel periodo diciamo che ha cambiato. Sì. Tanto è vero che ha cambiato, diciamo, luogo degli incontri, tanto è vero che sono cambiate pure le persone con cui che lo appoggiavano. Ecco. Era passato a Cimina. Perfetto. Era passato a Cimina, e chi aiutava Provenzano in questo periodo nella latitanza? Chi erano i soggetti che lo aiutarono? Uno era Nino, Nino e Angelo. Può essere Tolentino ed Episcopo. Uno era Episcopo. Sì. E l'altro non mi ricordo, comunque sono due. Tolentino. Uno se mi viene il nome. È possibile Tolentino. Tolentino ed Episcopo, quindi, sì. Senta, lei ricorda. Dovrei dire un'altra cosetta, signor Presidente. Cosa? Deve dire un'altra cosa, prego. Ah, sì. Tanto è vero che, come ho detto, nella villetta del vicino all'azienda della Barbera, che poi diciamo il proprietario della Barbera, che era il dottor Ricordi, si è messo, cioè sono stato io a creare dei punti di incontro nel mio territorio al Provenzano. Uno dei personaggi, diciamo, più importanti che è venuto a trovarlo sul mio territorio, diciamo, è stato il reggente del mandamento di San Lorenzo, che poi, diciamo, non è stato arrestato. Il cognome non mi viene, vabbè, non ha importanza ai fini del nostro esame, signor Giuffre. Senta, lei ha mai sentito parlare dei fratelli Oliveri di Cimina? Lei ha mai sentito parlare dei fratelli Oliveri di Cimina? Scusa, Presidente, sono un difensore. Si è sentito molto male adesso, perché ho sentito i fratelli di Cimina, ma non ricordo. Oliveri. Allora, c'è il dottore, non mi ricordo, dottoressa. Non si ricorda. Lei ricorda, se lo ha mai saputo, a chi apparteneva il casolare in contrada Fontacazzo a Mezzoiuso? No. Quello, diciamo, dove Provenzano incontrò il Lardo. A chi apparteneva il casolare? Se lo vive di Barbera, era di un dottore di Palermo che il cognome non mi ricordo, che poi, diciamo, che è andato a fare visita anche a Benedetto Spera, che aveva preso una malattia.
Che nome non lo ricordo comunque, ma è... Ascolti, io non le ho chiesto del casolare del 2001, però le ho chiesto quello del 95, quello dove Provenzano incontrò Ilardo. Casolare del 95. Ah. Di chi era il proprietario? Sì. Non lo trovo, nel senso, no. Cioè, era la ricordare. Sì, va. Per quanto tempo Provenzano fu latitante a Cininna? Dopo l'arresto di quello che io non so del Benedetto Spera, sì. Lui è andato a Cininna. Sì, è questo. Lasciato a Cininna. Senta, dove e con chi ha incontrato Provenzano a Cininna? Quelle, i due signori Angelo e Nino sono quelle che erano in modo particolare e coloro che me lo portavano poi a me, a Vigare, un pochino lei il Tolentino, un pochino l'altro. E poi se lo venivano a prendere. Quindi con questi due soggetti. A volte vi era un altro punto dell'evento su Cininna, era un fratello di Nino che aveva un'azienda sul San Leonardo. Diciamo che il discorso era tutto basato su Cininna. Le persone più importanti, diciamo, che avevano la responsabilità di spostarlo, da quello che potevo capire, era residuo in una casa. Probabilmente aveva preso il posto diciamo, ha incontrato Provenzano proprio a Cininna in quel periodo? Cioè le è capitato di incontrarlo, di avere incontri con lui a Cininna? A Cininna come paese no, signor Presidente. Ok, senta, lei ha mai incontrato Provenzano nel ristorante 5 colonne di Cininna? Cinque colonne. Sì. Mi scusi. Il ristorante che abbiamo frequentato era una bagheria, prego. Sì, Provenzano, diciamo, lei sa dove dormiva materialmente, dove stava? Lei sa che
Cimina probabilmente che stava in un appartamentino di Angelo, mi sembra. C'è stato un discorso, non è che mi abbia detto il Provenzano, perché queste cose probabilmente che ho saputo per mezzo di Angelo stesso. Ah, ok. Che mi ha fatto che aveva la responsabilità della lavoro. Sì. Senta, l'ultima domanda. Lei ha mai sentito parlare a Provenzano di un tale D'Amico Cosimo? Cosimo l'ho sentito, no? D'Amico Cosimo, si trattava di un consigliere provinciale. Diciamo D'Amico, questo D'Amico era vicino a chi? Lei ha detto era vicino a lui chi? Ho un ricordo di una vicinanza con il Provenzano, però più di là non posso andare, c'è anche di là, non mi ricordo altro, c'è qualche cosa che mi viene in mente su quello che ho detto, però no. Lei non ricorda se era in merito all'interessamento di Provenzano per delle elezioni? Io la ringrazio e non ho altre domande. Perfetto, pubblico ministero. Aspetti, ci sono le altre parti che le devono fare delle domande. Abbiamo sentito solo un difensore. Adesso parla il pubblico ministero. Signor Geoffrey, buongiorno. Soltanto una domanda le vorrei fare su un chiarimento, su una cosa, un paio di chiarimenti. Mi sente? Sì, un pochino meglio. Provo a stare più vicino al microfono. A proposito di quella che è stata definita come fuga di notizie, che riguardava, diciamo, quindi il possibile arresto di Provenzano. Io vorrei capire da lei se era una sua deduzione o una cosa che lei sapeva, quindi erano informazioni che lei aveva. Grazie, la ringrazio per avermelo ricordato, è proprio il motivo per cui le faccio la domanda. Sono discorsi, diciamo, che fatte in termini molto. Se mi permette, signor Giuffrè, in realtà le deduzioni sono ammesse, solo che devono essere, come dire, evidenziate in quanto tali, in modo che sia possibile capire. Mi scusi, in modo che. Deduzione. Il discorso sicuro era su quello, come ho detto prima, che il discorso c'era arrivato a lui. Era uscito da Caltanissetta, dal tribunale di Caltanissetta. Ok, ma quindi la fonte della. Su questo diciamo che sono parole, diciamo, anche se dette proprietariamente, no? È che il discorso poi tramite, diciamo, altre persone dello Stato, e in questo caso, come ho detto, in
di carabiniere o di altre soggette, diciamo, che sono arrivate o probabilmente che qua siamo ora un pochino, ci andiamo al naso, non siano arrivate direttamente a Provenzano, ma che siano arrivate magari indirettamente perché in un certo qual modo la prassi di Cosa Nostra era quella di arrivare prima di tutto per due motivi, non uno solo, a Madonia Giuseppe di Valle Unga, che ne era un parente, e secondo, diciamo, che era il suo capo. Scusi, una cosa, mi perdoni signor Giuffre, io non ho capito una cosa ancora. E lei questa informazione da chi l'ha avuta? Direttamente da Provenzano o da altri? Io questo discorso, il mio interlocutore è stato semplicemente ed esclusivamente Provenzano. Provenzano le ha detto da chi aveva avuto questa notizia? No. No. Parliamo di quali anni? Cioè a quali anni facciamo riferimento? Cioè quando è che Provenzano le dice questa cosa? Il discorso è partito, siamo attorno al 96, però fine del 95, prima, come ho detto, signor procuratore, è scattato un allarmismo a stare attenti ai pali dei telefoni, delle telecamere, successivamente è scattato l'altro allarme sui posti dove avevano l'apparecchietto per cercare le microspie, eccetera eccetera, cioè c'era uno stato di agitazione all'interno del gruppo del Provenzano. Ho capito, diciamo il Provenzano stesso. Senta, un'ultima cosa, perché non sono sicuro di aver capito bene. Secondo quello che le disse Provenzano, questa fuga di notizie era nel senso che lui, Provenzano, aveva saputo da ambienti delle istituzioni le strategie che avrebbero dovuto condurre alla cattura del Provenzano stesso? Questo non lo so, signor procuratore, perché non me l'ho detto. Io chiamavo la deduzione, quella che ho fatto in prima, che il discorso l'abbia saputo, e poco ma è sicuro, perché mi ha fatto mettere in moto la situazione per togliere il biglietto di soccorso a quello che doveva venire, e che non doveva essere né una casa ma un posto all'aperto. Chi sia stato, diciamo, secondo me, il discorso è arrivato a Madonia Giuseppe successivamente ha informato il Provenzano. Questo non è una matematica certezza. Ho capito. Il due notizie di quello che ho detto prima. Sì, ma quindi secondo quello che le è stato riferito era qualcuno nell'ambito delle forze dell'ordine, delle istituzioni, che aveva detto qualcosa a Madonia, a Provenzano o a qualcuno di Cosa Nostra? Era in questi termini la cosa? Sì, perché giustamente sono dei ragionamenti, cioè dei discorsi prettamente, diciamo, segrete, riservate. Sì, su questo non. E poi tra l'altro non era la prima volta, ecco perché avevo fatto il discorso anche su Madonia, che erano state dei discorsi, diciamo, che dal tribunale, non vado a ricordare, ma ce ne sono state in precedenza altre, dove Madonia Giuseppe, diciamo, che all'interno del tribunale di Caltanissetta aveva delle persone che passavano notizie. E invece, al contrario, che lei sappia, è mai accaduto? Cioè che qualcuno dall'interno di Cosa Nostra desse notizie?
Cioè intendo dire, no, non tanto al tribunale evidentemente, quanto alle forze dell'ordine, cioè se in quel periodo ci fossero delle persone che come confidenti dessero notizie, facendo parte di Cosa Nostra, dessero notizie alle forze dell'ordine. Se lo sa evidentemente. No, no, sono discorsi antecedenti, perché in questo periodo Emanuele Giuseppe sta giocando bene, già era avversato, eccetera, eccetera. Quindi sono discorsi che hanno giocato al periodo prima. Comunque tutte le cose, tutte queste vicende di cui lei ha parlato, abbiamo detto, risalgono agli anni 95-96, è corretto? Sul discorso dell'argomento, sì, direi che sì, se non mi inganno siamo fino al 95-96, mi sembra che dovrebbe essere questo periodo. Senta, e invece vicende analoghe in epoca più vicina al momento del suo arresto del 2002, ce ne sono state? No, non sono in grado di dire, ma questo ragionamento io l'ho saputo semplicemente, perché probabilmente se no nemmeno io ne venivo a conoscenza. Per il discorso di organizzare una trappola, diciamo, che se no c'è nemmeno un motivo per io saperlo, il motivo per cui l'ho saputo, diciamo, che era stato quello che, e siccome, diciamo, io frequentavo il Provenzano e c'erano problemi con il Provenzano e poi a chi c'era assieme, e c'era un discorso, diciamo, di venire arrestato sia lui che c'era assieme a lui stesso al Provenzano. No, scusi, non ho capito. Io le ho chiesto, lei è stato arrestato, abbiamo detto, nel 2002, dopodiché inizia a collaborare con la giustizia, giusto? Non ho capito. Sì. E lei nel 2002 era, diciamo, non esattamente l'ultimo dei soldati in Cosa Nostra, aveva un ruolo di grande rilievo, è corretto? Avevo un grande rilievo. Sì, effettivamente nell'ultimo periodo sì, cioè avevo contatti con diverse province. Perché ogni volta dovevo anche sbrigare, tra virgolette, la latitanza per un verso del Provenzano, dandoci, diciamo, dei posti dove poter fare i suoi incontri. Il personaggio più importante di poco fa che mi sta venendo proprio ora era il piccolo di San Lorenzo, il papà. E quindi è venuto a mancare poi nell'ultimo periodo al Provenzano anche dei contatti su province, quale Messina, Catania, Agrigento. Non mi ricordo. Okay. Ma era lei, mi scusi. Diciamo che era aumentata, prego. Non ho sentito l'ultima parola. Sì, era aumentata, anche se. Quindi, allora, per capire. Diciamo al Provenzano i contatti con Benaia. No. Ma mi scusi, intende dire in conseguenza del suo? Si scriveva con Mattia Stianaro, si scriveva. Quindi io su Catania, su Caltanissetta per ipotesi,
perché lui aveva dei contatti con una frangia nel Messino, io ne avevo un'altra con un altro personaggio di Vallelonga, e che ci siamo mosse tramite lui, diciamo, per fare la famosa, che poi onestamente ha detto, precipitazione tra Agela, Gentilillo e l'altra fazione che era in guerra tra le oggi. Ho capito. Quindi, mi scusi, era lei che curava questi contatti per conto di Provenzano, ho capito bene? Certamente quello che lui ne passava, ma io lo passavo a casa sua. Sì. Ok, va bene. Un'ultimissima cosa, signor Giuffrè, poi ho finito. In questi anni immediatamente precedenti al suo ultimo arresto, quello del 2002, lei ha avuto altre notizie su possibili fughe di notizie da esponenti delle istituzioni che riguardavano la cattura di Provenzano? No, signor procuratore. Grazie, nessun'altra domanda. Le parti civili hanno domande?